Gli antichi romani sono ben conosciuti per aver fondato lo Stato di diritto. All'interno della società romana ci si aspettava che i cittadini vivessero le loro vite secondo un preciso codice morale, che evidenziava in particolare virtù come onore, lealtà, perseveranza e servizio pubblico. Ma spesso alcune informazioni in merito al popolo di Roma sono giunte ai nostri tempi errate. Come queste 10 curiosità incredibili sugli antichi romani. Prima di cominciare, ricorda di iscriverti ed attivare le notifiche per non perdere i prossimi video del canale. Numero 10. Il saluto nazista. Una credenza comune è quella che attribuirebbe il saluto nazista a quello dell'impero romano. Tuttavia, ci sono poche prove a dimostrazione di questa tesi. I due saluti sono simili ma non uguali, infatti quello romano prevedeva che il braccio fosse tenuto verso l'alto, mentre in quello nazista in avanti a circa 45 gradi. È vero che il partito fascista di Mussolini ripropose senza dubbio il vecchio saluto romano, con l'idea di tornare al glorioso passato italiano. Quindi è più corretto pensare che sia il saluto fascista la copia di quello dei nostri antenati romani. Riguardo Hitler ed il saluto nazista, è comunque plausibile ritenere che si sia ispirato a Mussolini, come in tante altre cose. Numero 9. I gladiatori non erano tutti schiavi. I primi giochi di gladiatori registrati risalgono al 264 a.C. Il mito del gladiatore come schiavo è solo parzialmente vero. Alcuni di loro erano schiavi o criminali condannati, mentre altri si offrivano volontari per l'arena, attratti dalla fama e dai soldi che portava. La maggior parte erano uomini comuni, ma vi erano anche patrizi che avevano perso la loro fortuna e persino gladiatori donne. I guerrieri più forti diventavano vere e proprie star dell'arena. Nel 112 d.C. i combattimenti erano divenuti così popolari che per celebrare la sua vittoria in Dacia, l'imperatore Traiano organizzò giochi che durarono mesi e videro battersi 10.000 gladiatori. Numero 8. Non parlavano solo latino. A causa della vastità dell'impero romano, un'unica lingua era essenziale per gli affari del governo. Quindi il latino era usato in tutto il mondo romano per le questioni ufficiali. Tuttavia, benché si pensi che nell'antica Roma parlassero tutti esclusivamente il latino, non era affatto così. Il latino era la lingua ufficiale scritta, ma erano presenti molte lingue parlate in tutto l'impero, anche nella stessa Roma. Alcune delle lingue parlate più comuni erano ad esempio il greco e l'etrusco. Anche lo stesso latino presentava oltre 1000 varianti del parlato solo in Italia, considerato che l'uniformità era presente unicamente nei documenti scritti. Numero 7. Il sale a Cartagine. Roma e Cartagine hanno combattuto 3 guerre nel corso di circa un secolo. Cartagine fu definitivamente distrutta nel 146 a.C., con 50.000 prigionieri di guerra venduti come schiavi dai romani. La terza guerra punica fu certamente aspra e sanguinosa e quando Roma vinse la città di Cartagine fu rasa al suolo. Tuttavia la storia secondo cui l'esercito romano avrebbe salato la terra della città rendendola sterile per generazioni sembra essere un mito. Infatti nei resoconti contemporanei non esiste alcuna prova in merito. E in ogni caso il sale era un minerale prezioso. Ed è quindi molto improbabile che i romani abbiano speso soldi, tempo e sforzi per questo. Numero 6. I Vomitoria. Secondo il mito popolare, i vomitoria erano stanze appositamente costruite al lato delle sale da banchetti dove gli ospiti potevano andare a vomitare quando il loro stomaco era troppo pieno, in modo da fare spazio per continuare a mangiare. In realtà, nulla di tutto ciò è corretto. I vomitoria esistevano sì nell'antica Roma e potete vederne moltissimi anche nei moderni stadi.
ma non erano luoghi per vomitare, bensì varchi presenti ad esempio negli anfiteatri che permettevano il rapido deflusso del pubblico dalle gradinate delle strutture. Il termine deriva dal verbo latino vomere, che significa espellere. Il Colosseo, ad esempio, aveva 80 vomitoria. Numero 5. Non indossavano sempre la toga. Benché si tenda a credere che i romani indossassero sempre la toga, questo indumento solitamente veniva portato solo nelle grandi occasioni. Per l'uso quotidiano, infatti, i romani preferivano qualcosa di più pratico, come ad esempio una tunica di lino, mentre i soldati indossavano cappotti di pelle o addirittura pellicce d'orso o di grandi felini. Le toghe erano molto distinte l'una dall'altra, con un design gerarchico tipo uniforme, in modo che i cittadini potessero distinguere il rango sociale di chi le indossava. Ad esempio, solo la toga dell'imperatore era viola. Alle donne, agli schiavi e a coloro che erano stati esiliati da Roma era proibito indossarla. Numero 4. Il cavallo di Caligola. In merito al perfido imperatore Caligola, uno dei miti più noti è quello che avrebbe nominato il suo amato cavallo senatore. Ma anche questa storia non è vera, o almeno diciamo che in realtà Caligola avrebbe voluto nominare console il suo cavallo, ma non vi riuscì perché morì a soli 28 anni. La storia nacque dal fatto che l'imperatore era certamente affezionato al suo cavallo, portandolo persino a cena con lui e facendogli costruire una scuderia esclusiva interamente in marmo. In ogni caso, Caligola morì nel 41 d.C., pugnalato a morte da 3 delle sue guardie. Numero 3. I plebei non erano poveri. Oggi il termine plebeo è considerato un insulto. Ma a Roma essere un plebeo significava semplicemente essere un cittadino normale, al contrario della classe dirigente patrizia. Sebbene originariamente esclusi dai pubblici uffici, i plebei hanno combattuto duramente per i loro diritti, riuscendo col tempo ad entrare gradualmente nella sfera politica della Repubblica. I patrizi si distinguevano dalla plebe semplicemente perché erano discendenti delle famiglie regnanti originarie, formando quindi un'aristocrazia romana. Numero 2. Nerone non bruciò Roma. Quando si verificò il grande incendio del 64 d.C., Roma era una delle maggiori metropoli del mondo antico. Come nella maggior parte delle città dell'epoca, gli incendi a Roma erano all'ordine del giorno e per questo un corpo di 7 corti di vigiles, oltre che di ordine pubblico, si occupava di domare le fiamme. Comunque, domare i roghi non era cosa semplice, considerato il materiale delle abitazioni e le strade strette che rendevano difficile le manovre e il trasporto dell'acqua. Per quanto riguarda il grande incendio del 64, il dubbio sull'imperatore è giunto fino ai nostri giorni, ma secondo la maggior parte degli studiosi moderni non fu colpa di Nerone, trattandosi esclusivamente di uno spiacevole incidente, avvenuto tra l'altro in estate quando domare gli incendi era ancora più arduo. Numero 1. Il pollice in giù. La maggior parte delle persone è convinta che quando i gladiatori combattevano nell'arena, l'imperatore, a seconda dell'orientamento del pollice, poteva decidere le sorti dello sconfitto in battaglia. Pollice su, vive, pollice giù, muore. Un errore molto comune anche nel cinema, considerato che a Roma i pollici in giù significavano esattamente il contrario, cioè spade giù, ovvero smettetela di combattere, dando la possibilità al gladiatore perdente di combattere un altro giorno. Infatti, la morte nell'arena di un combattente capitava raramente, considerato che i gladiatori erano vere e proprie celebrità altamente addestrate e qualificate e la loro morte sarebbe stato un grosso spreco di denaro. I combattimenti fino alla morte comunque esistevano, ma erano più rari ed il costo per assistere ai giochi era molto più alto. Quale fra queste curiosità sugli antichi romani vi ha colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se il video ti è piaciuto lascia un like, condividilo e non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie della visione.